Guardate la quantità infinita di occhiali tra i quali si può scegliere oggi. Mi è piaciuta l'uscita un po', la Rob Downey Jr. È una quantità pazzesca quella di occhiali a disposizione oggi sul mercato. Qualunque tipo di montatura, qualunque tipo di colore, immagine, cose, lenti, quantità di aziende infinite, infinite. Ma quante aziende producono tutti questi occhiali? Una. Non ho avuto modelli. Diciamo che ho sempre avuto l'idea di migliorare. La nostra storia è la storia poi di una persona. Abbiamo avuto un fuoriclasse che è del vecchio. E di quelli credo che ce ne siano uno ogni 10 anni nel mondo. Sono uno di 8 fratelli, è stato l'unico che è nato al nord, a Milano. È nato orfano, perché il padre era morto prima di che lui nascesse. È venuta la guerra, mia nonna si è trovata a dover lavorare, durante la guerra si doveva lavorare tanto e quindi non poteva farlo con mio padre a casa, quindi l'ha messo in orfanotrofio. E lì lui è rimasto fin quando aveva 14 anni praticamente. L'unico ricordo che ho ogni tanto sono stati i 7 anni che ho fatto in collegio e penso alla tristezza del collegio. Quando guardo dove sono oggi, vorrei che il successo che ho avuto io potesse essere, diciamo così, anche di tutti i ragazzi come me erano in collegio. È uscito e da lì ha cominciato praticamente da solo, come garzone prima e poi diventando capo fabbrica della fabbrica che guarda ha cominciato da garzone in 4 anni. È stato assunto in una fabbrica di medaglie e distintivi, che è la Johnson. Là ho fatto per 3 anni e mezzo il garzone di 8 incisori. Una volta il garzone era diverso che oggi, che va a lavorare, uno che va a lavorare, per lavorare oggi c'è il rispetto. Là il garzone era proprio Fieu, neanche per nome, neanche Leonardo, Fieu, così si diceva a Milano, no? Però la sera studiavo, andavo a Brera, l'Accademia di Brera, e facevo, perché quella scuola là, la Jones, era obbligatorio andare a scuola, a frequentare la scuola di Brera. Poi dopo mi ero stancato di fare il garzone, dopo 3 anni e mezzo, e quindi sono andato attraverso un amico, che era anche lui incisore, mi ha chiamato a fare il capo attrezzista, capo stampista. Allora io mi sono trasferito, dopo là da attrezzista, sono tornato a Milano, ho messo su un laboratorio di stampi. E da lì siamo arrivati alla conoscenza di questi clienti. Sono arrivato ad Agordo come terzista, cioè fornitore di parti alle varie occhialerie. E quindi mi sono trasferito là. Più c'era il fatto che la comunità montana agordina aveva offerto terreno gratis alle fabbriche che si fossero trasferite là. Ma non sono partito pensando di arrivare dove sono arrivato, sono partito per migliorare quelle condizioni là. A 26 anni si ha questo coraggio. Mio padre aveva cominciato a fare attrezzature per l'industria dell'ottica, neanche occhiali. Certo. Poi con queste attrezzature ha cominciato a fare parti, che poi qualcun altro assemblava. Poi abbiamo cominciato ad assemblare noi alcune di queste parti, quindi Luxottica è nata nel 61. Dal 61 al 68 abbiamo continuato ad aggiungere a quello che facevamo, nel 69 facevamo l'occhiale intero. Ho sempre odiato la dipendenza da altri. Ho sempre preferito il poco, magari subito o presto, ma che fosse determinato da me. Quando si lavora per un terzista, no? Tu sei nelle mani del tuo datore di lavoro praticamente. E quindi a un certo momento ho detto: guardate, io d'ora in poi
vorrei che le montature che escono da questa fabbrica abbiano un marchio Luxottica. Quando sono arrivato, io avevo l'ufficio qua dentro, sono arrivato qua, qua c'è l'officina, qua c'è la macchina, questo era il vecchio, questo di un ragioniere che veniva da fuori, questa è una macchina aziendale, e queste tre macchine degli operai. E questo era tutto? Avevo un operaio che era calciatore, faceva parte della squadra, e così parlando con lui io dissi, avrei bisogno di un capo officina adesso, no? E dice, io conosco uno che lavorava insieme in Svizzera, mi ha fatto il nome di Francavilla, l'ho chiamato Francavilla. Il vecchio mi ha scritto, non diciamo neanche se mi ha scritto una lettera che ho qua, il mio cassetto, facendo una bella offerta. Io ho preso il treno e sono venuto qua. E così fu. E lui sulla lettera mi aveva scritto, ha detto, si farà il capo officina di 7 persone. Io vado là e ne conto 6. Dico, il settimo chi è? Allora, sono io. Diciamo che del vecchio faceva più l'amministratore delegato, io facevo più il tecnico. Cioè, io avevo 31 anni, lui aveva 2 più di me, ma eravamo 2 ragazzi, diciamo. Ricordo il dietro della testa di mio padre la sera, su questo tamburo di pelle pieno di sabbia che intarsiava queste parti di alluminio perché servivano a fare gli occhiali. Se ci fossero state 26 ore avrebbero lavorato 26 ore al giorno. Ma che avevamo piani di grossa crescita. Allora facevamo 300 chili al giorno, per noi diceva arrivare a 1000 era già un obiettivo. Quando siamo arrivati a 1000 poi 3000 ci fermiamo, dopo 3000 10.000, dopo 10.000 20.000. Adesso ne facciamo 200.000 al giorno. Luxottica ha industrializzato la produzione dell'occhiale. Prima di Luxottica praticamente gli occhiali li facevano gli artigiani. Tutto è partito dalla mia paura di avere un futuro, condizionato da altri. Mi ricordo che un anno il nostro importatore americano è venuto, i soliti periodi erano in novembre, per preparare la stagione successiva del sole e mi ordinò meno occhiali dell'anno precedente, del solito. E quindi io quelle notte lì non ho più dormito, ho detto qua cosa succede se qualche altro mi fa questo scherzo qua. Ho cominciato a pensare che anche il distributore a me non andava più bene. La decisione chiave è stata questa, quando ho deciso di comprare o anche il 50%, o il 30%, o tutto, i distributori che più mi piacevano. Dal primo giorno, dal 68, cioè ogni anno c'era la novità. La più esaltante è stata quando abbiamo acquisito la prima, l'acquisizione della Avangard negli Stati Uniti, il nostro distributore, che abbiamo acquisito il 50% della distribuzione. Cioè, dopo 10 anni che ero qua, acquisire il colosso Avangard, è stata una grossa impresa. Ultima è stata addirittura l'ultimo passo per andare direttamente al pubblico, quando siamo entrati nel retail. Abbiamo comprato la più grande catena retail che c'era in America e arrivare al consumatore è quello che ti dà la tranquillità. Chiudono le botteghe i terzisti. Il business di Luxottica è impostato come un vertical integrated business. Luxottica non fa un pezzettino solo, fa tutto. Fa il design, fa la produzione, fa tutta la parte di logistica, fa tutta la distribuzione offline, online, retail, wholesale, la mamma di Goldrick. Prendono tutto il processo e hanno un controllo totale a quel punto di quello che succede alle loro montature, ai loro occhiali, ma soprattutto hanno il controllo dell'esperienza finale di noi consumatori. Il goal era di fare meglio degli altri in maniera molto più consistente quello che era un medical device, una protesi. A quel punto, in quegli anni là, la gente si vergognava di avere gli occhiali. L'abilità di Luxottica negli anni è stata quella di cavalcare questo cambiamento e di favorire il cambiamento degli occhiali da oggetto semplicemente medico a curare un difetto e anzi quando mettevi gli occhiali eri proprio uno sfigato. Siamo passati oggi agli occhiali invece come un oggetto che definisce chi siamo, la nostra identità. Luxottica ha cavalcato bene questo cambiamento insieme ai brand del fashion, ha creato un oggetto che invece oggi sei super felice di portare addosso. Il rapporto con Armani, la relazione che ha cominciato con Armani 88 era così un po' sperimentale a quel punto là, ma abbiamo avuto subito un grosso successo. Io ho mia figlia che ha 11 anni e se mette gli occhiali non ha bisogno,
con lenti neutre. Lo fa lei perché lo fanno le sue amiche, quindi evidentemente è cambiato il mondo. Quando noi siamo partiti, parliamo del 90, la moda ci è servita molto. Cosa ha fatto Luxottica molto bene in questi anni? Ha comprato una marea di aziende, una marea di brand famosi che il consumatore ama. Ha comprato Ray-Ban nel 1999, ha comprato Oakley nel 2007. Seconda cosa che hanno fatto super bene è stato fare accordi a partire dalla fine degli anni 80 con tutti i brand di lusso, i brand fashion. Nel 1988 sono partiti con Armani e poi hanno preso il licensing, per cui producono loro gli occhiali per una serie infinita di brand. Ve le dico alcuni: Bulgari 1997, Chanel 1999, Prada 2003, Versace, Donna Karan, Dolce Gabbana, Burberry, blah, blah, Tiffany, Coach, Michael Kors, ormai ancora Valentino Rossi. Un mattone dopo l'altro si può costruire qualsiasi grattacielo, come posso spiegare, così col lavoro, con le mani, con la testa, con la pazienza. Luxottica è una delle aziende più avanzate in Italia per i programmi di welfare offerti ai dipendenti. Ecco, la cosa che più mi preoccupo è che non succeda che un domani capiti crisi, una cosa così, da vedere i miei dipendenti che sono stati una leva importante per la crescita di Luxottica, dare loro dei problemi. La gente di Luxottica è gente che è cresciuta avendo il fondatore che girava fra le linee e quando io ho potuto assistere alla prima premiazione dei 25 e dei 40 anni, ho visto che il mio presidente chiamava per nome le persone, ho capito che al di là del performance management, fare il mio mestiere significava occuparsi di mantenere alto questo senso di appartenenza. Hanno iniziato nel 2009, durante la crisi, con il carrello della spesa, un pacco con generi alimentari di prima necessità. Quando, nella più grande crisi che la storia ricorda, Luxottica evidentemente si è trovata a fare una cosa che non aveva mai fatto prima e a organizzare veramente 3-4 giorni di cassa integrazione negli stabilimenti italiani. E la proprietà si sono posti il problema di come restituire quello che era il perso, il tolto di 3-4 giorni di cassa integrazione. Poi è arrivata la polizza sanitaria, le borse di studio, i libri di testo per i figli e così via. Il paradosso straordinario è che organizzazioni sindacali nelle assemblee e noi nelle riunioni con le persone professavamo lo stesso verbo, che era quello, voglio dire, di lavorare tutti assieme per un miglioramento della qualità. Sotto il profilo gestionale abbiamo detto che questo modello lo avremmo governato con un sistema di governance bilaterale, paritetico, che oggi è un piccolo, passatemi mutatis mutandis il paragone, è un piccolo consiglio di amministrazione che governa 2 milioni e 100 mila euro, il valore che oggi stiamo gestendo in termini di finanziamento delle iniziative, e che cerca di andare incontro ai bisogni di 8 mila azionisti, che sono gli 8 mila dipendenti italiani, cercando evidentemente di fare in modo obiettivo primario che le iniziative che mettiamo in campo siano quelle più aderenti ai bisogni reali che vengono espressi dalla gente nelle fabbriche. Tutte le donne e a tutte le famiglie viene data l'opportunità di riuscire a fare questo e quello e farlo bene. Come nasce questo rapporto tra aziende e dipendenti? Lui veniva fuori da un fornatrofio, io da un operaio in Svizzera, questo che facevamo. Eravamo due operai, diciamo. Qualche consiglio da dare a queste giovani generazioni che fanno tanta fatica a inserirsi? Lavorare, sono questi. Luxottica non ho mai dato rimpianto. L'unico rimpianto ce l'ho quando vedo qualcuno che piace per strada e c'è un occhiale che non è nostro. Quello è l'unico rimpianto che ho, perché vorrei mettersi l'occhiale a tutti.